Ciao ragazzi, mi chiamo Samuele Aperti, sono un fotografo e filmmaker e oggi vi voglio parlare di una fotocamera che ha cambiato il mio modo di fotografare. Hasselblad. Oggi parliamo di Hasselblad. Per chi non lo sapesse, Hasselblad è una camera medio formato. Vuol dire non è APS-C, non è full frame, ma bensì è medio formato. Questo è il sensore di un Hasselblad. È molto più grande, è quasi il doppio rispetto a un full frame. Perciò diciamo che ha una profondità di campo più ristretta e le immagini sembrano essere più 3D pop, escono un po' di più. Ho acquistato questa camera usata, l'ho trovata su subito.it e l'ho trovata a un buon prezzo, ho deciso subito di andarla a prendere. Questa è una H2F, ma il sensore, ovvero il back digitale, è un 39 milioni di pixel. Ha più o meno più di 10 anni. Acquistando una camera del genere è un po' come andare fuori dalla comfort zone, pensare fuori dalla scatola, avere solo un punto di messa a fuoco è molto spesso non affidabile, perciò utilizzare il manual focus. Io ho solo una lente fissa che è un 80 mm che corrisponde a un 50 mm su un full frame, fa riflettere. In più questa macchina è molto 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 lenta, quindi ci si pensa di più per fare una fotografia. E il pensare di più per scattare fa in modo di dare più importanza a quello che stiamo facendo e di conseguenza avremo uno scatto più bello. Questo è un parere personale, ma secondo me quando uno scatto è ricercato abbiamo uno scatto con più consapevolezza. C'è poco da dire, una foto fatta con Hasselblad si riconosce. Ho tanti amici che scattano con Hasselblad e quando vedo i loro lavori su Instagram, su Facebook o sul loro sito, riconosco istantaneamente che quella foto è stata scattata con Hasselblad. Non so se per i neri così profondi o la vasta gamma di colori che questo sensore ripropone, oppure il rapporto tra la lente e il sensore, perché è un sensore molto più grande di un APS-C o un full frame, quindi come dicevo, l'immagine riprodotta è molto più tridimensionale. E poi ha quel tocco un po' filmico, che è stata la cosa che mi ha spinto a comprare questa macchina. Come sapete, sono appassionato di fotografia analogica e questa macchina sicuramente ha quel tocco un pochino più film. È iconica, si può definire una macchina essenziale. Non c'è il riconoscimento del viso, il riconoscimento dell'occhio, tutti quegli automatismi che ci aiutano tanto a scattare una fotografia, che per certi lavori è meglio, anzi, cioè, sono un vantaggio assoluto, assurdo, sono top. Ma in questo caso, per quello che cerco io, pensare fuori dalla scatola, fare una composizione, controllare bene la luce, l'illuminazione, il soggetto, questa macchina mi fa pensare di più e mi fa scattare meglio. Comprare un Hasselblad che ha più di 10 anni nel 2022 ha senso? Per me sì. Chiaramente non la uso in tutti i lavori, la uso solo nei lavori dove posso permettermi di slow down, pensare lentamente, pensare alla composizione, alla luce, alla messa a fuoco manuale, dove posso permettermi di prendere il mio tempo e curare di più tutto l'aspetto fotografico. In questo caso, sì, l'Hasselblad, anche un Hasselblad di 10 anni, ha molto molto senso. Spero che questo video sia stato utile e interessante. Vi lascio il mio Instagram qui, dove potete vedere i lavori che ho fatto con Hasselblad e non solo. Spero vi piacciono e spero che davvero trovate un'ispirazione in questo video.